aspetta, aspetta, un po' di tempo, un secondo. Combatti, ho detto. Sto realizzando la mia spada, un attimo. Ciao a tutti. So, perché sei addosso a me? Oh. Sono una scimmia. La nostra scimmia da... È una cosa divertentissima, tu sei un albero. Stavamo dicendo, ciao a tutti! Sono lui. E lei Sofì e benvenuti in un nuovo daily vlog. Ha inizio una nuova avventura super pazza. Come avete visto dalla intro, molto particolare, stiamo lavorando a un progetto bellissimo con Lego. Siete pronti per vedere cosa c'è qui davanti a noi? 3, 2, 1... Scatoloni stracolmi di Lego. Lui, mi sa che questo è il tuo sogno di una vita. Sì, perché come sapete io li adoro. E questi sono tutti i Lego che ho collezionato negli anni. Sì, perché Team Trote, vi racconto un aneddoto. La mamma di lui mi ha raccontato che quando era piccolo non usciva di casa se non aveva il suo sacchettino pieno di Lego. Li portava ovunque. Andava dal dottore e aveva il sacchettino. Andava a trovare un amico e aveva il sacchettino. Forse li metteva anche dentro lo zaino quando andava a scuola. Sì, è vero. Ma comunque, come diceva Sofì, in questo progetto non vedrete solamente questo video, ma una serie di video incredibili con Lego che usciranno prossimamente. In questo progetto, oltre a giocare e a fare delle creazioni con i Lego, andremo a scoprire l'app di Lego, Lego Life. L'app Lego Life è una specie di social network pensato appositamente per i bambini, per farsi ispirare per le creazioni con i Lego, ma allo stesso tempo per condividere le proprie creazioni con altri. Sì, ok, bla bla bla, ma fai vedere quest'app. Questa è l'app. È disponibile per tutti i tipi di telefoni, sia per iOS che per Android. E registrarsi è davvero semplicissimo e super divertente. Infatti vi basterà inserire la vostra email o quella dei vostri genitori e subito dopo potrete iniziare a personalizzare il vostro profilo come meglio credete. Iniziamo personalizzando il nostro account. Ad ogni immagine corrisponde un nome che verrà scelto in maniera random. Vediamo un po'. Se clicchiamo la barchetta c'è scritto ufficiale Giugo Vitale. Carino, ma non mi fa impazzire. Vediamo il fiore. Brigadiere lava il piccolo. No. No. E poi c'è il razzo. Maga, candela intellettuale. Questo è aggiudicato, ci piace tantissimo. Sei tu. Sono io. Scelgo questa minifigura, mi somiglia abbastanza. Secondo me ti somiglia di più questa. Ma che c'entra? Lei ha i capelli neri? No, no, questa. Ok. O bionda? No, 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 no. Lei. Non vuoi essere bionda? Lui mi deve somigliare, devo essere io. Poi. Va bene. Come colore ovviamente scelgo il giallo. Questa sono io. Aggiudicato. Sì, mi piace. Come vedete, questo è il mio profilo. Wow, che sono carina. Guardate che sono ben vestita. Questa è l'home page, dove scorrendo potrete trovare un sacco di cose fighissime, come immagini di costruzioni fatte da altri bambini, come per esempio questa. È super figa, sarebbe la Bugatti, la macchina. Wow, ci sarà stata un'eternità per costruirla. Wow. Ma oltre alle creazioni troverete anche tanti quiz e sfide di costruzioni. Ad esempio Conte Mattone Prudente, wow, che nome molto sobrio, ha costruito il camion dei pompieri. Ma è fighissimo, come ci sei riuscito? Ma come fate? Ci sono un sacco di creazioni veramente complicatissime. L'elicottero? Guarda! Anche l'aeroplano? Cioè, io il massimo che riuscivo a costruire era un piccolo dinosauro. Qui costruiscono macchine, elicotteri e aerei. Lui, a proposito di dinosauri, ho appena visto una creazione che ha a che fare con i dinosauri. Però qui, oltre ai dinosauri, hanno costruito anche il castello. Guarda qui! È super figo, è bellissimo! Ok, ufficiale, le voglio rifare tutte. Quindi, adesso che siamo su Lego Life, col nome di Maga Candela Intellettuale, mi raccomando, seguiteci anche qui, perché proprio questa è la cosa figa, cioè che voi ci potrete seguire proprio come si fa in qualunque altro social network. E stavo pensando, visto che vogliamo fare un regalo a chi ne è re, i nostri cuccioli di caccia pipì con i Lego, ci potremmo fare ispirare da qualcuno che ha realizzato altre costruzioni per fargli un regalo incredibile. No, lui, io per chi ne è re quest'anno voglio realizzare qualcosa di super super crazy. Io voglio che gli altri si ispirino a noi, quindi adesso noi realizzeremo una costruzione mega galattica, faremo una foto e la caricheremo su Lego Life. Di sicuro dobbiamo costruire qualcosa davvero di grande. Mi è piaciuto moltissimo quel castello dei dinosauri. Sì, lui, però aspetta, cosa se ne fanno i chirerrei di un castello con i dinosauri? Magari un castello no, ma una mega cuccia sì! Potremmo realizzare con tutti questi Lego qui, guardate quanti sono, una cuccia per chirerrei. Stranamente hai avuto una bella idea. Loro hanno due cucce separate. Kira ha la sua poltroncina
cucina mentre Ray ha il suo cuscino. Ma non hanno una cuccia in comune, una cuccia dove poter stare insieme. Sì, chi lo sa, magari adesso col clima natalizio inizieranno a giocare più spesso insieme e magari vorranno anche condividere la cuccia. Questa costruzione sarà un regalo di Natale, quindi direi di farla rossa, del colore del Natale. Abbiamo bisogno di questi pezzi qui. Aiuto, cosa fai? Ecco qui, vai! Sono tantissimi! Questi di qua ci serviranno per costruire le mura del nostro castello cuccia. E poi, essendo due, Kira e Ray, essendo anche piccolini, abbiamo bisogno di fare due entrate. Potremmo realizzare due grandi archi. E poi potremo personalizzare sia la parte di Kira che la parte di Ray mettendo le loro iniziali, quindi la R e la K. Verrà una costruzione fighissima. Very, very, very crazy. Ok, mettiamoci all'opera. Combatti! Combatti come? Aspetta, io non ho una spada. Oh, no. Aspetta, aspetta un po' di tempo, un secondo. Combatti, ho detto. Sto realizzando la mia spada, un attimo. Sta. Ok, hai vinto tu. Iniziamo. Questi sono grandi e ottimi per fare la nostra base. Aiutante, perché sei lì impalata e non stai lavorando? Vieni, cosa aspetti? Dai. Arrivo. Io costruisco una parte della cuccia mentre tu costruisci l'altra parte. Quindi vai, ricrea quello che sto facendo io. Ma tu sei bravissimo. Wow. Ok. E voilà, abbiamo ufficialmente la nostra base per la cuccia. Questa è solamente un quadrato in realtà. Eh sì, ancora la base non è pronta. Guardate qui, abbiamo finito l'ingresso. Queste sono le due entrate, quella di Ray e quella di Kira. Per fortuna i nostri gangolini sono piccoli. Vi immaginate se erano tipo dei pastori tedeschi? Ci saremmo stati un giorno intero. Si stanno issando le mura. Sempre più alto, il castello di Kira e Ray stiamo facendo. Sì, ma infatti più che una cuccia è veramente una reggia. Qui davanti ho completato il muro dell'ingresso e adesso manca solo questa parete. E voilà, la nostra costruzione è finalmente finita. Mentre il nostro ingegnere su lui procedeva con la creazione della reggia, io ho realizzato queste targhette Kira e Ray da mettere come segno a posto. Vai lui, metti la cappa di Kira. Wow, che figata! Io penso che sia la cuccia più bella di sempre, ma non è ancora finita. Dobbiamo addobbarla un po'. Nella parte di Kira mettiamo altri pezzi di Lego col rosa, mentre nella parte di Ray mettiamo tutto col blu. Ed è con grandissimo onore e orgoglio che vi presento la cuccia di Kira e Ray. Guardate qui la K con l'archetto e la R di Ray. Si entra da qui. E ovviamente abbiamo pensato anche alla morbidezza, mettendo i cuscini rigorosamente rosa e azzurri. Ci adoreranno. Secondo me apprezzeranno tantissimo questo regalo di Natale. Quindi adesso faccio una foto e la carico su Lego Life. Facciamo così, mettiamo l'immagine del cagnolino, così si capisce che è una cuccia. Inseriamo il nome, la reggia di Kira e Ray. Hashtag Crazy Lego. Ok, condividi, foto postata. E voi Team Trote, avete mai pensato di realizzare un regalo crazy con i mattoncini? Noi vi consigliamo davvero di farlo perché ne vengono fuori delle cose fighissime. Mi raccomando, se lo fate, come abbiamo fatto noi, fate una bella foto alle vostre creazioni super crazy, caricatela su Lego Life, ma soprattutto mettete l'hashtag Crazy Lego. È fondamentale perché così attraverso l'hashtag noi potremo andare a vedere le vostre creazioni. Potremo guardarle, commentarle, ma soprattutto ci potrete ispirare per le nostre creazioni. E vi dirò di più, partecipate alle nostre sfide che trovate sull'app, perché noi ogni 15 giorni ricondivideremo sul nostro profilo le 10 costruzioni più crazy. Quindi che altro dire, seguiteci su Lego Life, ci chiamiamo Maga Candela Intellettuale. Partecipate alle nostre sfide e noi ci vediamo domani con l'ultima avventura. Maga. Ciao! Sono proprio io, ostile.